Vecchie e nuove frane mettono a rischio una commessa pluriennale milionaria della Simic di Camerana, produce enormi dispositivi ad alta tecnologia. La seconda edizione del nostro telegiornale, le conseguenze dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Piemonte, tanti i riflessi negativi anche sull'economia nel Cuneese. Un'azienda denuncia, l'ennesima frana ci impedisce di consegnare i nostri manufatti ad alta tecnologia. Gabriele Russo. Una commessa pluriennale milionaria e il rischio di non poterla onorare per vecchie frane mai stabilizzate e per nuovi smottamenti. Là dove il Cuneese sfiora la Liguria, a Camerana, la Simic produce enormi dispositivi ad altissima tecnologia bloccati dallo stato delle strade. All'interno di questo cassone si trova un manufatto che dovrà essere consegnato e montato su delle navi gasiere. Il trasporto sarebbe pronto per partire proprio in questi giorni, è un trasporto eccezionale che dovrebbe raggiungere il porto di Genova per poi continuare fino a Singapore. Purtroppo a causa delle frane che ci sono state in questi giorni ci troviamo impossibilitati a muovere il componente al di fuori dello stabilimento. C'è un piano B? Sì, stiamo valutando una soluzione alternativa che al momento è al vaglio e che sarebbe quella di attraversare le vie impervie dell'Alta Langa. Località Madonnina, frazione di Saliceto, una grossa crepa che ha costretto a ridurre la carreggiata. È la terza frana che divide la Simic dalla Liguria. Bisogna risolvere queste cose velocemente, non aspettare dei mesi, anni qua, altrimenti dobbiamo prendere decisioni drastiche che non vorremmo fare. Perché siamo nati qua. Quando si intravede all'orizzonte una rinascita dovuta anche alla presenza di questa eccellenza industriale sulla zona, non possiamo permettere che questa sia compromessa da una banale mancanza di viabilità e da una progettazione per il futuro. Sulla prima delle tre frane si interverrà nelle prossime ore, per la seconda, dopo 6 anni di attesa, la gara d'appalto è vicina, per la terza, la Madonnina, la provincia chiama Roma. Bisogna fare un intervento strutturale, intervento che però ha bisogno di un iter autorizzativo. Chiediamo al Ministero di dichiarare lo stato di calamità naturale, ma anche di esentarci da questi iter. Nel mirino ancora una volta la burocrazia, con buona pace dell'economia che per definizione non può aspettare.